Ma a risentire queste cose che ormai le sono trite, ritrite, le sappiamo, le conosciamo, però ogni volta che si ascoltano, sapendo che è la verità materiale dei fatti, è sconvolgente le conseguenze politiche di questa verità, cioè il fatto che un uomo del genere abbia governato in modo alterno, ma più o meno quasi un ventennio, il nostro paese, e che ci sia una parte della popolazione che è sorda a quelle verità, non le vuol sentire oppure le considera menzogne. Questa è la cosa da un lato più divertente, dall'altro lato più sconvolgente. Che l'elettorato berlusconiano, gran parte dei berlusconiani, forse ora molti quelli più intelligenti si cominciano a ricredere, ma gran parte dei berlusconiani non ha mai creduto e non crede a queste cose, non ha creduto e non crede che lui i soldi li ha fatti con i mafiosi, non ha creduto e non crede che lui abbia commesso tutta una serie di reati per i quali dovrebbe rispondere alla giustizia come qualunque cittadino e lui abusando del potere, anzi usandolo contro la Costituzione, riesce ad evitare i processi e a non farsi processare. E questo non conta per i suoi elettori. Questo è essere furbi, è essere in gamba, è saper usare il potere. Ma insomma, veramente, se l'elettorato, una parte dell'elettorato del nostro paese ha questa pappa e questa sorta di marmellata marrone nel cervello, ma è chiaro che poi il danno in termini di democrazia è pesante, e le conseguenze anche nel futuro sono veramente pesanti. È un inquinamento profondo che ci vorranno anni per venirne fuori, come ci sono voluti anni per capire qualcosa ai più e cominciare a reagire. Infatti oggi ha perso consensi a queste elezioni, questo chiamiamo, non so come chiamarlo, insomma.